Ciao amici, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo video avventura. Oggi vi porterò in un posto nuovo in Danimarca, andremo alla scoperta di un posto molto conosciuto nel mondo ma che non tutti sanno che si trova in Danimarca. Si tratta del castello di Combo in Elsinore, che corrisponde al castello di Amleto, quello di Elsinore, descritto da Shakespeare, appunto nell'Amleto di Shakespeare. Si trova non troppo distante da Copenaghen, circa un'ora di treno, su un promontorio nella parte nord dell'isola che si chiama Sealand, dove appunto si trova Copenaghen. Prenderemo il treno, andremo fino alla città di Elsinore, o pronunciata più in modo internazionale Helsingør. La città deve essere molto carina e poi esploreremo il castello e sono molto molto contenta perché si tratta di un luogo molto importante per la storia della Danimarca, ma anche un luogo letterario, appunto descritto da Shakespeare. Spero che vi piaccia, fatemi sapere se questo tipo di video vi piace in cui vi porto con me in piccoli viaggi e avventure qui in Danimarca e chissà anche in altre parti del mondo. Seguitemi su Instagram dove condivido in tempo reale i luoghi in cui vado e godiamoci insieme l'avventura. Siamo partiti dalla stazione centrale di Copenaghen con uno dei treni del mattino diretti ad Helsingør. Arrivati a destinazione, abbiamo camminato lungo il porto, lungo il mare, ammirando alcuni velieri antichi e potendo scorgere l'imponente castello di Amleto, il castello di Kronborg. Siamo poi entrati nell'area più esterna del castello, accessibile anche senza biglietto, per poi superare il fossato pieno d'acqua ed entrare tra le mura vere e proprie del castello. Abbiamo esibito il biglietto acquistato online, che costa circa 12 euro, e abbiamo proseguito. Il castello di Kronborg fu costruito nel 1420 dal sovrano danese Erik di Pomerania per poter controllare la navigazione nello stretto e riscuotere pedaggi. Alla fine del 1500, Federico II di Danimarca lo fece trasformare in un maestoso castello rinascimentale. Tuttavia, nel 1929, esso andò in fiamme e se ne salvò soltanto la cappella. Il re Cristiano IV di Danimarca lo fece ricostruire, ma poco tempo dopo gli svedesi lo conquistarono e ne devastarono gli interni. Proprio perché vulnerabile, il castello fu fatto ricostruire un'altra volta e fortificato alla fine del 1600 e diventò una delle fortezze più forti ed inespugnabili d'Europa. Venne poi utilizzato come prigione per gli schiavi e nel 1772 anche come prigione per la stessa regina di Danimarca, Carolina Matilde del Galles. Ella era la sorella del sovrano inglese ed era stata imprigionata dal sovrano danese in quanto accusata di averlo tradito. Tra l'altro, su questa vicenda è stato girato un bellissimo film a Kronborg, un film danese, A Royal Affair, con Mads Mikkelsen e Alicia Vikander. La prima zona che abbiamo visitato è quella molto suggestiva e misteriosa dei sotterranei del castello. Qui vive Holger Danske, un eroe leggendario danese. Ci sono diverse leggende su di lui. La sua imponente statua riposa avvolta nella sua barba, ma egli sarà pronto a risvegliarsi dal castello di Kronborg nel caso in cui la Danimarca si trovi in pericolo ed è quindi l'eroe protettore della Danimarca. Scendendo ancora più in basso nei sotterranei, si arriva ad una zona completamente buia, un labirinto di cunicoli e tunnel in cui non si vede quasi nulla. Ho utilizzato la torcia del telefono per farmi strada. Queste sono le cripte di Kronborg, dove
stavano i soldati quando il castello era sotto attacco e dove riposa Olga Danska, che è l'eroe danese che si risveglia e combatte quando deve difendere la patria. È un posto molto suggestivo perché c'è pochissima luce e quasi un vero posto dell'horror. Riemersi dai sotterranei, siamo saliti ai piani superiori, nell'ala del castello che fungeva da alloggio per i sovrani danesi. In realtà, essi non hanno vissuto qui in modo continuativo e spesso tutti gli arredi del castello venivano impacchettati in uno dei grandi corridoi. L'ambiente oggi è molto meno maestoso di quanto non lo fosse un tempo. Da alcune mappe si può vedere che quando il regno di Danimarca era la sua massima espansione, includeva anche Norvegia, Islanda, parte della Svezia, zone del Baltico, isole britanniche e poi ovviamente le Faroe Islands e la Groenlandia, che sono ancora oggi parte del regno di Danimarca. Oltre agli appartamenti reali, è anche possibile visitare la cappella. Una volta finita la visita al castello, abbiamo fatto una camminata nel vento intorno alle fortificazioni del castello e poi ci siamo avventurati tra le stradine colorate della città di Helsingør, per poi prendere il treno e rientrare a Copenaghen. Spero che questa avventura vi sia piaciuta. Fatemi sapere se vi piace questo tipo di video in cui vi porto in giro con me e se avete richieste per i prossimi video. Vi consiglio moltissimo di andare a visitare questo castello nel caso in cui vi troviate in Danimarca. Nel frattempo io vi abbraccio forte, vi auguro una buona domenica e una buona settimana e ci vediamo nel prossimo video.